Ciao ragazze e benvenute in un nuovo video. In questo video voglio mostrarvi alcune delle ultime novità in campo cosmetico. Sono nello specifico due novità, cioè delle novità di Lush e di Puro Bio Cosmetics e ci tengo a sottolineare il fatto che sono stati dei prodotti che mi sono stati omaggiati in occasione di due eventi. Vi mostro le novità perché so che siete molto curiose e nulla, allora partiamo con Puro Bio. Ho ricevuto i prodotti della Puro Bio partecipando ad un evento presso la bioprofumeria Effetto Bio di Roma in via Martoglio 13, che se non lo sapete è in zona Bufalotta, quindi se magari siete della zona e non sapete che avete una bioprofumeria dietro l'angolo, ci penso io a segnalarvelo. Allora, come sapete, è una bioprofumeria a me cara da tantissimo tempo, primo perché è di una carissima amica che ha anche un canale, vi lascio qui sotto il link, Le donne vengono da Marte, perché nel suo canale pubblica tantissimo le novità che gli arrivano in bioprofumeria, qualche swatch, qualche confronto, quindi vi consiglio insomma di andare anche da lei. Quindi innanzitutto di un'amica e poi è veramente fornitissima, quindi da quando c'è lei io non faccio praticamente più ordini online, perché vado lì e trovo veramente tutto per quanto riguarda il campo cosmetico. Ci tengo anche a spendere due parole per Alessia, che è la proprietaria, appunto. È veramente preparatissima, veramente molto gentile e sta lì, vi consiglia il meglio per voi. Quindi, se avete, non so, un sabato libero, un pomeriggio libero, lei è lì e fateci un salto. Allora, questo è il sacchettino Puro Bio con appunto la sua. Con il bigliettino da visita, insomma, di Alessia. E adesso vi mostro i prodottini. Allora, innanzitutto sono uscite tantissime novità sia nella gamma, diciamo, permanente che per quanto riguarda l'edizione natalizia. Mi è stata data all'interno della bustina anche la brochure con tutte le novità, così adesso anche quelle che magari non ho ricevuto riesco a, insomma, a mostrarvele almeno tramite foto. Qui viene riportata tutta la gamma Puro Bio con tutti i prodotti che ci sono appunto a disposizione. Spendo due parole a favore di Puro Bio perché penso che sia un marchio ottimo per quello che ho potuto testare fino adesso e soprattutto veramente con prezzi concorrenziali. Si sa che il bio magari può portare a elevare insomma un attimino i prezzi, devo dire che Puro Bio li ha mantenuti decenti, ecco. Se pensate che non so, un fondotinta sta sui 13,90, una cipria su 9,90, ragazzi, sono prezzi normali anche di insomma marche da supermercato, ecco, da drugstore. Allora, partiamo con le novità. E allora parto con quelle, diciamo, in gamma permanente che mi sono state date. Allora, il primo è il primer occhi, che è questo qui. È un primer per gli occhi che a molti incuriosisce perché non si riesce ancora a trovare un buon primer, magari bio, per utilizzarlo appunto sotto gli ombretti. Questo lo devo ancora iniziare, lo inizierò a brevissimo. È un primer leggermente colorato, leggermente anche aranciato, che mi spiegava Alessia proprio all'evento, può essere messo nella zona delle occhiaie anche per andare a annullare leggermente il viola, insomma, dell'occhiaia, quindi può essere anche utilizzato non solo come primer sulla palpebra, ma anche qui sotto nella zona occhiaie. Quindi questo qui, e questo mi sembra che abbia un prezzo di 7,90 euro. Se sbaglio, ve lo scrivo qui. Hanno fatto uscire poi anche due primer per il viso, per pelli secche e per pelli miste, grasse, insomma. Qualche giorno dopo l'evento sono andata in bioprofumeria per acquistare due cosine che insomma mi servivano e Alessia è stata così gentile da darmi un piccolo pottino, insomma, del loro primer appunto di Puro Bio per quanto riguarda il viso, per le pelli grasse, insomma, che tendono a lucidarsi. Come sapete io ho grandissimi problemi di lucidità, quindi è un prodotto che sto testando con piacere, lo indosso anche oggi sotto il fondotinta Puro Bio. E vabbè, vi faccio vedere la consistenza. Visto che ce l'ho in campioncino, questo qui è il primer. Se lo toccate è leggermente granuloso, quasi fosse insomma uno scrub. E voi lo andate a stendere e lo stendete finché non sentite più queste, diciamo, palline. Ok? E non vi so dire ancora niente perché è la seconda volta che lo applico, quindi il tempo insomma di testarlo un pochino. Poi hanno fatto uscire una linea di pennelli, ragazze, che sono questi qua. Con la blender e la blender mi è stata omaggiata, quindi ve la posso mostrare. Questa qui è la confezione.
E questa è come si presenta la spugnetta, che l'ho vista in negozio, se la andate a bagnare cresce veramente tantissimo, cioè si vede veramente tanto la differenza tra le due, tra l'asciutta e la bagnata, e non vedo l'ora davvero di iniziare a testare il loro fondotinta applicandolo con la spugnetta, perché insomma l'ho lasciata pulita fino adesso per mostrarvela così integra, però la testerò veramente a brevissimo, anche questa a 7,90 euro. Passiamo adesso invece ai prodotti che sono usciti nella collezione natalizia. Allora, questa qui è tutta la serie uscita, che è composta da tre matitoni che sono sia da utilizzare per le labbra che per gli occhi, e abbiamo qui due palettine che, come vedete, hanno anche un packaging veramente bellissimo, perché adesso vi farò vedere anche dal vivo qualcosa, è veramente molto molto curato. E ok, quindi ci sono una palette dai toni, qui la chiama Fallen Tones, e sono dei colori un po' particolari, veramente super pigmentati, e l'altra è dai toni insomma naturali sul marrone, quindi se uno non è abituato a mettere colori particolari c'è anche quella dai toni naturali. Ok, vi faccio vedere quello che mi è stato omaggiato. Mi hanno inviato, mi hanno dato tutti e tre i matitoni, i nuovi matitoni, che adesso vi swatcho. Allora, partiamo dal più chiaro, che è questo qui, ed è la colorazione 24. Allora, innanzitutto, ragazze, guardate anche il packaging, è veramente carino anche come idea regalo, perché già da solo scartandolo è veramente carino da vedere. Comunque, all'interno troviamo poi il prodotto. Questo qui è il matitone appunto 24, adesso ve lo swatcho. È un bellissimo color rosato naturale e questa è appunto la sua colorazione. Poi abbiamo il 25, che è un colore che ho sfruttato già tantissimo perché sono tutti colori nude, però gli ultimi due sono dei nude un po' più presenti, ecco, non proprio effetto chiaro sulle labbra. Sono veramente carini. La confezione è sempre molto particolare, come la prima, cambia solamente il colore. Questa qui è la confezione del matitone. E adesso ve lo swatcho. Come potete vedere, l'ho già utilizzato ampiamente. E il 25 ha questa colorazione. Come vedete, è sempre sul nude, però è un po' più presente come colore. E concludiamo adesso con quello più scuro, che è appunto il 26. Questa è la sua confezione. E questo qui è il matitone. Lo swatch, anche questo è ben consumato. E l'ultimo è appunto lo swatch del matitone 26. Questi qui sono tutti i colori insieme. E ragazzi, io ho iniziato a testarli e devo dire che non sono niente male, però mi prendo un altro pochino di tempo per farvi una recensione completa. All'interno del sacchetto c'era un'altra cosina veramente carinissima, che è questa bustina qui, questa pochettina, che può essere insomma aperta tramite un classico bottoncino. Come potete vedere, ragazze, è appunto sempre di puro bio e sono delle bustine cucite interamente a mano. Ce ne sono di diverse fantasie, a me è capitata questa che è veramente autunnale e è veramente deliziosa. Quindi in molti avete apprezzato la pochettina già dalla foto di Instagram, ma è veramente stupenda. Quindi vi posso capire. Allora, hanno inserito all'interno del kit, insomma, che davano in omaggio alle youtubers, blogger, anche tantissimi, tantissimi campioncini. Allora, questa è la bustina dove erano contenuti i campioncini. Questa, nello specifico, è una colorazione che io non posso utilizzare perché è la 05, e appunto l'ho separati così da averli già pronti all'uso. Queste qui sono tutti i campioncini numero 3 che io posso utilizzare perché è il colore perfetto per me, lo indosso anche in questo video. Allora, ragazze, il quantitativo del campioncino non è riportato, però insomma
È un classico campioncino, ecco. Voglio farvi vedere come lo sto utilizzando io, nel senso che io ho trasferito un campioncino, quindi una bustina, all'interno di una jar della Neve Cosmetics e questo qui è il quantitativo che mi è rimasto adesso e ci ho fatto già tre applicazioni con il campioncino e guardate ancora quanto ne è rimasto. Ce ne vuole veramente pochissimo, ragazze, veramente poco e l'ho andata a stendere bene. Io per adesso l'ho applicato solamente con le mani, ma presto voglio provarlo con la spugnetta. Quindi, per dirvi che se già con il campioncino, che comunque non sono tanti ml, riesco a fare tantissime applicazioni, immaginatevi con la full size, come potete sfruttarla, insomma, in tantissimo tempo. Spendete 13,90 euro, ma magari vi dura, non so, 6 mesi, ecco. Quindi, hanno dei prezzi veramente contenuti. Quindi ringrazio veramente tantissimo Alessia di Effetto Bio e la Puro Bio Cosmetics perché insomma, mi ha omaggiato di questi prodotti veramente super interessanti. Fatemi sapere se magari vi può interessare un Mi Preparo con voi dove testiamo queste novità Puro Bio, magari vi faccio vedere anche l'applicazione del fondotinta con la spugnetta, insomma, che è uscita adesso nella gamma Puro Bio. Altra novità è in casa Lush. Allora, giovedì 29 ho partecipato ad un evento presso la bottega del centro commerciale Cinecittà 2. Vi ho fatto l'invito, nel senso, vi ho comunicato di questa cosa tramite i social, quindi Facebook e Instagram. Probabilmente non tutte le persone che mi seguono qui sul canale sono anche sui social. Vi invito veramente fortemente a seguirmi anche lì perché magari alcune comunicazioni non faccio in tempo a fare il video e ve le pubblico magari tramite una foto su Facebook o Instagram, quindi ci tengo veramente tanto che mi seguiate anche lì. E ok, allora ci hanno mostrato le novità di Halloween. Io ho girato un videovlog di tutta la giornata, quindi ho fatto anche delle riprese dell'evento che vedrete, non so, prima di questo video, dopo di questo video, comunque le vedrete in un video. E adesso vi mostro quello di cui mi hanno omaggiato. Allora, il primo è un bagnoschiuma che è veramente di un colore fantastico, Lord of Misrule, ok, che è appunto uno shampoo, che è appunto una crema doccia. Ed ha all'interno il pepe nero e il patchouli, quindi è veramente una profumazione, abbiamo sentito in negozio, veramente molto molto particolare e buona. Poi, mi hanno omaggiato della Sparkly Pumpkin, che è il loro spumante da bagno a forma di zucca. Allora, io provo, ragazzi, a farvelo vedere perché è veramente pieno di glitter, altrimenti metto una foto magari. Mamma mia, ragazzi. Ok, questa qui ragazze è lo spumante da bagno, come vedete è una zucchetta veramente tempestata di glitter. Eccola qui, insomma, sono curiosissima di provarla, abbiamo visto l'effetto in negozio, però sono curiosa di provarla all'interno della vasca. E poi le ragazze della bottega carinissime, io ringrazio tantissimo Veronica, Roberta e Isabella perché sono state veramente deliziose, ci hanno seguito, ci hanno spiegato tutto e sono state anche proprio alla mano, divertenti, una ha scambiato anche qualche battuta, quindi siamo state veramente benissimo, parlo sia a nome mio che di Giulia che di Eleonora perché veramente ci siamo trovate molto bene, delle persone deliziose e poi è sempre bello andare nei negozi Lush perché sono super colorati, super spumeggianti, quindi veramente un piacere. E appunto le ragazze hanno voluto inserire all'interno del kit dei prodotti in omaggio anche un loro regalino e ci hanno regalato questa confezione di Salted Coconut che è lo scrub per le mani che io già ho perché mi è stato omaggiato la volta scorsa nella bottega di Campo dei Fiori. È veramente fantastico, io lo conosco già perché l'ho provato appunto e ragazze vi lascia la pelle delle mani veramente morbidissima, veramente un toccasana per la vostra manicure e appunto per le vostre mani. L'ideale secondo me in questo periodo perché appunto potete scrubbare benissimo le mani e poi fare un bel impacco idratante così eviterete lo screpolarsi appunto delle mani in inverno. Questa è una confezione nuova che non apro e che magari farò provare a qualche amica visto che io ce l'ho appunto quasi quasi intera. Ok ragazzi, allora queste sono state tutte le novità. Vi ricordo che per vedere le altre novità
appunto di Lush, che non mi sono state omaggiate, ma che potete tranquillamente trovare nelle botteghe, vi farò vedere appunto gli spezzoni di video in un vlog. Quindi mi raccomando, non perdetevelo, così vi vedete tutte le novità e anche le spiegazioni da parte di Roberta, che ci ha appunto seguito in questa presentazione delle novità Halloween. E nulla, io spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia, che vi abbia incuriosito con queste novità sul mercato. Fatemi sapere se ci sono dei prodotti che volete che io inizio a testare più velocemente, perché magari vi interessa una review insomma a breve. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!